io nel mio cuore oggi sto festeggiando il ritorno dell'Orlandina nel basket che conta, grazie agli amici che ci permettono di stare nel basket che conta. E mi riferisco a tutti i nostri amici di oggi, ai giocatori, ai tecnici che sempre celebriamo e applaudiamo, ai nostri collaboratori e giornalisti, ma permettimi di dire soprattutto a chi col supporto economico in termini di sponsorizzazione ci dà una mano ulteriore, perché sono convinto che dietro lo sforzo di ognuno dei nostri sponsor, dal più grande al più piccolo in termini di entità, perché sono tutti importantissimi, ci sia sempre comunque alla base un amore per lo sport e per Capo d'Orlando, che va al di là del ritorno commerciale che pure cerchiamo di dare. E avevamo 9 maglie dell'Orlandina Basket allo Star Game, è un record, ma non potevamo che vincere, perché nel nostro DNA ci sta la vittoria, ed è oggi facile dirlo, ma noi lo dicevamo anche quando la classifica diceva il contrario, e lo dicevamo anche quando qualcuno pensava che noi non potessimo tornare ai livelli nei quali siamo e ai quali, con le autorevole presenze che abbiamo questa sera, pensiamo di stare magari per poco, per salire ancora più su. Ma stasera sono davvero contento per la bella aria che si respira, per la soddisfazione che abbiamo tutti di avere qui con noi l'icona del basket italiano Pozzecco, e permettetemi di dire lo staff migliore che il basket abbia mai prodotto. Bettole è la dimostrazione di come il basket non sia lo sport degli alti, perché non solo lui non è alto e lo gioca bene, ma addirittura vince nella specialità più verticale, che è quella delle schiacciate. Sono contento, se l'è meritato Taylor, è una delle tante scommesse, devo dire vincenti, ben realizzate da Giuseppe quest'anno, perché la riscoperta di Otis, la scoperta di Young, il ripescaggio di Mason fanno da pandanna a quello che ritengo sia, mi riferisco a Taylor Bettol, probabilmente l'MVP del girone d'andata del nostro campionato. Ma guarda, tu vedi, al nostro tavolo ci sono due cari amici che sono Tony Fiorino e Carmelo Giuffre, ai quali dobbiamo molto, no? Perché sono i due maggiori co-sponsor della nostra squadra. Parliamo della Despar e della Irrite. Allora, siccome tutti e due seguono la squadra e, come ho detto prima, ci vogliono bene, ma non ci seguono costantemente, sapevo che ci stavano guardando in TV, perché eravamo sulla Rai, e quindi ho detto: cosa possiamo fare per farli innamorare di più di questo sport? Allora ci abbiamo messo un po' di suspense. È stata una grande emozione, anche perché l'ho vista in un momento proprio drammatico, nel senso che si perdeva quasi 20 punti quando ho iniziato a vedere la partita. E vedere quell'ascesa dei giocatori che hanno iniziato a credere veramente nella vittoria è stato veramente bellissimo, emozionante. Cosa ne pensi della squadra di quest'anno? Ma io penso che abbia grande possibilità, c'è cuore, c'è passione, c'è voglia di vincere. Il fenomeno Pozzecco? L'ho conosciuto oggi per la prima volta e penso che abbia delle grandi, grandi capacità per portare avanti la squadra così come è giusto che sia. C'è un bel clima, perché comunque finalmente stiamo cercando una continuità nei risultati, perché comunque senza quelli non può esserci serenità, e finalmente, dopo un periodo lungo di magre, finalmente possiamo essere sereni, ma questo sicuramente ci servirà per continuare a voler essere sereni attraverso il lavoro che stanno facendo i ragazzi nel campo, e a cui va il nostro grazie e un in bocca al lupo. Bellissima serata. Fammi le domande, cosa fai? Le domande a te. Le persone sono quelle giuste, direi che ci si può solo che divertire e trascorrere una serata allegra e tra amici, la definirei. Beh, l'Orlandina Basket è innegabile che è sempre stata una mia grande passione, il basket, anche perché mio padre, il capo staff medico dell'Upea, da una vita li segue con passione e con dedizione, quindi si occupa degli infortuni purtroppo di questi ragazzi. Però in effetti ci siamo un po' affezionati tutti, perché ne abbiamo visti passare, io personalmente, dallo studio di tutti i colori. Però è una realtà meravigliosa che c'è a Capo d'Orlando, la 2, credo, quindi non può che fare onore, penso, questo al nostro paese. Quindi io dico sempre ad maiora. Il capitano lo lasciamo fuori, cortesemente. Sì. Marco, ma tu lo sai che è più famosa la tua chioma che c'è? No, è verissimo. Ad esempio, un weekend dopo la partita di Forlì, sono andato a Torino, no? Al ristorante, a un certo punto un ragazzino si avvicina e mi fa: ma io ti ho visto. Fa: sì, ieri eri in TV. Io ho fatto: sì, abbiamo vinto. Mi fa: ma tu giocavi a Forlì. Cioè, quindi, per farti capire, no? Mi ha riconosciuto per i capelli, mica perché abbiamo vinto noi Capo d'Orlando contro Forlì. No. Comunque, non li taglierò mai.
anche perché tutti i miei compagni dicono tagliali. E invece le mie amiche mi dicono no, tieni, ti stanno bene. E secondo voi a chi ascolto io? Ascolto una ragazza, mica ascolto un maschio. Ovvio, no?